Ciao! Sto fine settimana non siamo andati via, abbiamo avuto dei problemi al lavoro e tutto quanto, e quindi vabbè, siamo qua, mi è partito anche un barruttino, e niente, devo scambiare due chiacchiere così un po' veloci, tanto per non è sul pezzo. È una lamentela la mia, una lamentela che non so se anche voi l'avete notato, e purtroppo è così ovunque, quindi anche se è una lamentela che finirà nel dimenticatoio di internet, io la getto lì. Ma vi siete mai resi conto che se andate a visitare un lago o andate al mare o in qualche città particolare, meglio se è turistica, questa cosa la notate molto di più, per noi camperisti i parcheggi sono tutti a pagamento. Non c'è un posto dove noi possiamo parcheggiare e stare lì tranquilli, anche non aprendo nulla, anche non disturbando, cioè scendi e ti visiti il posto e te ne vai. Ma non esiste veramente un posto, che in realtà esistono, però non nelle vicinanze magari di ciò che vi interessa visitare in quel momento, o, che ne so, passare una notte in riva a un lago. Tutti i parcheggi sono a pagamento 24 ore su 24. In macchina, bene o male, arrivi fino, per dire, ci sono parcheggi dove arrivi fino alle 10 e mezza, 11 o mezzanotte, poi non si paga più fino alla mattina. Per i camperisti la maggior parte sono tutti a pagamento. C'è pagamento. Ma il fatto è che anche lungo la strada un'immensa schiera di cartelli di divieto di sosta. Cioè il mondo è veramente ormai stato trincerato completamente. Cioè la libertà ci viene tolta in tutti i modi per poter passare un po' di tempo con i nostri camper e quanto. Non lo so. Poi i camper non sono quasi mai ben visti da nessuna parte. Però se pensiamo che in Italia abbiamo una delle più grosse fiere per camper che esiste in Europa, eppure abbiamo tutti questi vincoli, ti sposti e c'hai qualcosa. Vabbè, niente, il mio tempo a disposizione per questa chiacchiera è dettato principalmente da lui, che comincia ad avere un po' di famina, e quindi vi saluto qua e non so, ditemi la vostra nei commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se vi va, anzi vi va. No, non voglio obbligare nessuno, logicamente. Comunque, se lo fate, mi aggrada a me e anche alla Laila, insomma. Comunque, lasciate un commento sull'argomento qui sotto, che mi sembra un argomento interessante su cui anche dibattere un po', e magari ci faccio anche degli altri video dove magari coinvolgerò anche la Laila in questa cosa, perché è un vero peccato che abbiamo tutti questi vincoli. Non riesco a capire come mai, in fin dei conti alla fine parcheggiamo un mezzo che è poco più grande di un furgoncino, e quindi non vedo che disturbo possiamo dare se stiamo lì, visitiamo la zona, spendiamo dei soldi in quella zona e poi ce ne andiamo, cioè non è che facciamo poi altro. Eppure, non lo so, ditemi la vostra. A presto, ciao!